Palmira, patrimonio UNESCO dell'umanità, simbolo di questo sfregio. Fra le imponenti tracce dei romani in un'esecuzione pubblica, i terroristi hanno messo fine alla vita e al lavoro del padre di uno dei siti più affascinanti del Medio Oriente, Khalid al-Assad. Il Museo Archeologico Regionale Salinas di Palermo, il più antico della Sicilia, il primo tra i più grandi poli dell'arte in Italia a ospitare una sala dedicata alla memoria, al prezioso lavoro di Khalid al-Assad. Con noi in studio il direttore Francesca Spatafora. Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, questa dedica è anche un auspicio per un futuro di pace e di dialogo fra i popoli del Mediterraneo. Sì, la dedica a Khalid al-Assad ha voluto rappresentare per noi sia simbolicamente la volontà di proteggere a qualsiasi costo il nostro patrimonio, ma è voluta essere anche un auspicio per un futuro di pace e di dialogo tra i popoli, in un luogo simbolicamente importante, perché proprio il Museo di Palermo raccoglie tante delle testimonianze archeologiche lasciate dai tanti popoli del Mediterraneo che hanno contribuito a costruire l'identità complessa di questo nostro non facile presente. La dedica di una sala dove sono esposti due sarcofagi ritrovati in Sicilia, in Contrada Cannita, ma probabilmente, quasi certamente, realizzati in Fenicia, l'odierno Libano, vuole rappresentare proprio simbolicamente questo incontro di popoli. Ecco, e a ricordare il padre di Palmira, a Palermo è arrivato anche Paolo Mattie, a sua volta scopritore di Ibla, antica città nel nord del deserto siriano, della quale ha diretto gli scavi per quasi 50 anni, scavi interrotti nel 2014 a causa della guerra civile. Stretto il legame tra Mattie e Khalid al-Assad, a raccogliere la testimonianza del professore è stata Loredana Caciccia, vediamo. Palmira, caduta nelle mani dello Stato Islamico, da necropoli romana si è trasformata in piazza mediatica di orrori. Quando ha deciso di restare a Palmira, sapeva che l'avrebbero ucciso, sapeva di essere nel mirino dei terroristi dell'ISIS, ma forse per Khalid al-Assad la vera morte sarebbe stata abbandonare la città alla quale aveva dedicato gran parte della sua vita. È stato decapitato per aver voluto difendere la memoria del suo paese. In pensione da più di 10 anni, Khalid al-Assad non era solo un ex direttore di museo, era il padre di Palmira. Chi l'ha ucciso ha mostrato disprezzo e ferocia, esibiti pure nella distruzione insensata delle opere d'arte, azioni filmate nei video propagandistici dell'ISIS. Allahu Akbar! Un eccellente studioso e un eccellente conservatore, una persona aperta alla collaborazione internazionale, di totale onestà e probità, che sono testimoniate nella maniera più tragica dal fatto che, benché fortemente esortato dai suoi colleghi, non ha voluto lasciare Palmira quando la minaccia dell'ISIS era straordinariamente concreta. L'archeologo italiano Paolo Mattie, docente di archeologia e storia dell'arte del vicino Oriente alla Sapienza di Roma, conosceva bene Khalid al-Assad. Mattie in Siria ha scoperto la città Ibla e durante i suoi scavi ha conosciuto Khalid al-Assad. Per questo ha partecipato al ricordo del collega e amico in occasione dell'intitolazione di una sala al Museo Archeologico Regionale Salinas di Palermo. Le bande dell'ISIS non hanno rispetto per la profonda umanità di un personaggio come Khalid al-Assad. Vedere distruggere a martellate statue e opere d'arte è stato come assistere a uno stupro della memoria. È qualche cosa di terribile, qualche cosa di inimmaginabile, qualche cosa di deplorevole, contro cui tuttavia bisogna combattere. I fondamenti dell'UNESCO, proprio la carta fondatrice dell'UNESCO nel 1945, dice esplicitamente: la politica e l'economia creano tensioni tra le nazioni, la cultura no. La cultura è il fondamento del dialogo e il fondamento della pace. Rivolgendosi alla cultura potremo far sì che la politica e l'economia
abbiano meno tensioni, perché la cultura è un terreno neutro e universale in un certo modo. Questi principi dell'UNESCO, questi ideali dell'UNESCO, sono smentiti dal fatto che una formazione statale fondata su un'interpretazione estremistica assurda della fede musulmana fanno proprio della cultura lo strumento della divisione e del contrasto tra i popoli, tra le nazioni e tra le civiltà. Decapitando Khalid al-Assad, i terroristi del califfato hanno inteso recidere il legame tra la Siria di oggi e quella del passato, ma l'obiettivo dei suoi carnefici nel mese in cui è rimasto ostaggio è stato anche quello di ottenere informazioni sui luoghi in cui aveva messo al sicuro i reperti romani che non era riuscito a inviare a Damasco e che rischiavano di venir distrutti. In tanti pensano che i terroristi, più che distruggere i monumenti di Palmira, fossero intenzionati per finanziare i miliziani a venderli al mercato dei ricchi collezionisti. Quel mercato che, come la finanza internazionale, sguazza nel disprezzo dell'etica. Le strade del contrabbando passano attraverso il Libano e la Turchia. Ci vorrebbero centinaia di capolavori di Leonardo per dare un finanziamento all'ISIS pari a quello di cui sicuramente l'ISIS gode per tutt'altri tipi di finanziamenti da potenze regionali molto ricche della regione. Ma questo non toglie naturalmente che questo commercio antiquario illegittimo certamente finanzia in parte il terrorismo. Professore Mattie, la sua fama si deve soprattutto alla scoperta di una città in Siria, Ibla. Lei è più tornato, tornerebbe, vorrebbe tornare lì? Si commuove Paolo Mattie quando gli chiediamo di Ibla. Ibla è la città che il professore scoprì nel 1963. A Ibla ha continuato a scavare sino al 2014, anni in cui la Siria era un paese aperto agli intellettuali del mondo. Gli stessi che accanto a Khalid al-Assad e con il loro impegno hanno contribuito a conservare l'immagine e l'identità della Siria. Abbiamo visto la commozione del professore Mattie parlando di Ibla, questo luogo dalla cultura, dalla storia millenaria. Sì, ovviamente il professore Mattie è stato lo scopritore di questa che è una delle scoperte più straordinarie almeno della seconda metà del Novecento. La missione della Sapienza di Roma, guidata appunto dal professore Mattie, ha operato a Tel Mardik, che è il nome moderno dell'antica Ibla, fin dal 1964. E solo nel 1968, grazie ad alcune scoperte, è stato possibile identificare il sito di Tel Mardik con l'antica Ibla, conosciuta attraverso documenti e fonti antiche, sia siriane che egiziane. L'antica Ibla poi è diventata un fatto di straordinaria importanza, soprattutto dopo la scoperta dei suoi archivi nel 1975, che contenevano all'incirca, sono state riportate alla luce, 17.000 circa tra frammenti e tavolette intere, quindi un archivio inciso in caratteri cuneiformi su tavolette di argilla che racconta della storia politica, amministrativa, religiosa di quel popolo. Ecco, abbiamo visto, abbiamo detto, patrimonio culturale a rischio, i terroristi distruggendolo vogliono cancellare l'identità di un popolo intero. Pochi giorni fa l'istituzione di questi caschi blu voluti dal governo italiano, di cosa si tratta? Si tratta di una task force proprio voluta dal governo italiano, che sarà a servizio dell'UNESCO, a servizio quindi del patrimonio culturale internazionale, una task force per la cultura che dovrà garantire la sicurezza, la messa in sicurezza, il restauro, la possibilità di conservazione proprio del patrimonio culturale e delle testimonianze culturali a rischio in questo momento in vari paesi del Mediterraneo. Grazie per averci seguito. Mediterraneo torna domenica prossima.